Detenuto nel carcere di Ucciardone di Palermo dal 1986, passato qualche anno, comincia a lamentarsi del suo vicecapo, Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu, del fatto che non lo informa più di quello che succedeva nel suo mandamento e che continuasse anche a prendere decisioni da solo, senza interpretarlo. In più, non gradiva più l'operato del capo dei capi, Salvatore Riina. Di tutto questo ne parla in particolar modo con i fratelli Antonino e Giuseppe Marchese, detenuti con lui nella stessa cella, i quali facevano parte, insieme a Puccio, della squadra della morte di Totò Riina. Con loro, nella cella, c'era un altro picciotto di Corso dei Mille, Giovanni Di Gaetano. I fratelli Marchese apprendono che Puccio, quando uscirà dal carcere, si sarebbe organizzato per uccidere Lucchese e il capo dei capi, Totò Riina. Così informano il cognato, Leo Luca Bagarella, che a sua volta era cognato di Riina, attraverso un cugino, Giovanni Drago. Giovanni Drago era un altro killer di Corso dei Mille, cresciuto al fianco di Vincenzo e Filippo Marchese, della Camera della Morte, soprannominato Milinciana, ovvero Melanzana. Giovanni Drago, arrestato il 9 marzo 1991 nel suo rifugio bunker in via Marcellini, dove è stato scovato seguendo la sua fidanzata che lo andava a trovare. Giovanni Drago faceva parte di un gruppo di fuoco, secondo il pentito Francesco Marino Mannoia, che era composto da Renzino Antonino Tinnirello, Giovanni Drago, Giuseppe Graviano, Benedetto Graviano, Giuseppe Lucchese, Francesco Tagliavia e Agostino Marino Mannoia, tutti facenti parte del mandamento di Ciaculli. Drago, dopo 2 anni dall'arresto, diventa un pentito di mafia e in tribunale racconta come apprese dai cugini Marchese dell'intento di Vincenzo Puccio di uccidere Lucchese e Riina e come abbia ricevuto l'ordine dallo stesso capo dei capi di far uccidere Puccio. Questo è quello che ha dichiarato. Attraverso i colloqui in carcere con i cugini Marchese, tramite Gregorio Marchese, l'altro fratello, apprese del complotto di Puccio e anche di stare attento ad Agostino Marino Mannoia, che insieme al fratello Francesco Mozzarella erano vicini a Puccio e sapevano del complotto. Dopo la scomparsa di Agostino Marino Mannoia, attraverso la lupara bianca, viene convocato da Totò Riina, attraverso Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu, e l'appuntamento gli è stato dato tramite Ciccio Tagliavia. L'appuntamento era in via Regione Siciliana, dove si fece trovare Mimmo Ganci, figlio di Raffaele Ganci, della famiglia Della Noce. Erano in località Villa Serena. All'appuntamento Giovanni Drago va accompagnato da Giuseppe e Benedetto Graviano, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello. Vengono accompagnati a 500 metri dall'appuntamento, in una villa. Entrano lasciando fuori le auto. Salgono al piano superiore della villa e trovano, attorno ad un tavolo, Giuseppe Lucchese, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Nino Madonia, La Barbera, Raffaele Ganci e Totò Riina. Prende il discorso il capo dei capi, Totò Riina, dicendo che lì erano tutti la stessa cosa. Poi disse che Agostino Marino Mannoia era stato fatto sparire da Cosa Nostra in quanto amico e alleato di Vincenzo Puccio, che oramai Riina considerava un traditore e che non era più un uomo d'onore e andava eliminato. Andava eliminato perché stava tramando proprio contro i presenti e soprattutto contro il capo dei capi. Gli ricordò Totò Riina che lui con Drago erano anche imparentati, in quanto sua cugina, Marchese Vincenza, era la moglie del cognato Leo Luca Bagarella e sorella dei Marchese, in cella con i Puccio. Gli dà l'incarico di far sapere ai cugini Marchese di affrettarsi ad uccidere Puccio. Fece così lo stesso Giovanni Drago un colloquio in carcere con i cugini e gli riferì l'ordine del capo dei capi, Totò Riina. Il piano originario, come riferisce Drago, era quello che Pippo Calò doveva far entrare una pistola nel carcere per darla ad Antonino Marchese, che dei due fratelli era quello più agguerrito.
e ci doveva uccidere anche gli alleati di Puccio nel carcere, che erano Greco Giuseppe, detto Mennune, Presti Filippo Giuseppe, Francesco Marino Mannoia e Cosimo Varnengo. Ma il piano saltò, in quanto non era possibile in quel momento far entrare la pistola. Così Giuseppe Marchese propose al fratello Antonino che lo avrebbe ucciso lui, perché Antonino era già condannato a 28 anni, mentre lui se la sarebbe cavata con qualche anno in più. Ma Antonino non le volle sapere. Il piano era stato studiato e all'alba dell'11 maggio 1989 i fratelli Marchese svegliano Giovanni Di Gaetano, che dormiva alla branda sopra Vincenzo Puccio, e gli dicono tutto. Giuseppe, con il loro aiuto, lo avvolgono con una coperta, gli tappano la bocca, lo tengono fermo e Giuseppe gli fracassa la testa con una padella in ghisa. A delitto concluso, Giuseppe, sporco di sangue, si scambia il pigiama con il fratello, visto che aveva una condanna definitiva, altrimenti si sarebbe beccato l'ergastolo. Il fracasso che fanno le guardie fanno capire a Giuseppe Madonia e Mariano Agate, che attendevano nella loro cella, così diedero il segnale fuori dalla finestra ad un certo Locisero. Sì, perché nello stesso momento che veniva ucciso Vincenzo Puccio, doveva essere preso anche il fratello Pietro, che lavorava al cimitero. Locisero diede il via ai killer, che erano. Vennero uccisi altri uomini vicino al Puccio nei tempi a venire, ma la cosa certa è che in meno di 10 minuti i Puccio, di Piana dei Colli e capi a Ciaculli, trafficanti e killer spietati, erano usciti di scena. Quei killer che hanno segnato la storia più nera della Palermo degli anni Ottanta. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e lascia un commento. Iscriviti al canale per non perderti altri video che usciranno.